Ancora un saluto a tutti voi dalla nostra redazione. La giudiziaria in apertura. Come preannunciato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Lorenzo Iannelli, ha emesso 9 condanne al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato a carico dei presunti fiancheggiatori dell'ex reggente di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falzone. La pena più pesante è stata inflitta proprio al boss campobellese, condannato a 18 anni di reclusione. Il processo è scaturito dall'operazione antimafia Maginò del luglio 2011, condannati a 8 anni e 8 mesi i favaresi Salvatore Morreale e Antonino Pirrera. 8 anni di reclusione sono stati inflitti agli agrigentini Carmelo Cacciatore e Francesco Caramazza, 6 anni di carcere per Calogero Pirrera di Favara e Liborio Parello di Agrigento, 2 anni e 8 mesi di reclusione per Giuseppe Maurello di Lucca Sicula e Antonino Perricone di Villafranca Sicula. L'assolto Giovanni Vinti, 42 anni di Ribera. L'inchiesta Maginò, condotta dalla squadra mobile di Agrigento con il coordinamento della DDA di Palermo, ha consentito di individuare i soggetti al servizio di Falzone che avevano assunto ruoli di vertice in Cosa Nostra nel periodo di latitanza del capomafia a Marsiglia. Attirati da una coltre di fumo in uno dei cantieri della statale 640, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Canicattì hanno bloccato un pregiudicato agrigentino di 38 anni, Marco Montana, in contrada Serra Cazzola. L'indagato, in compagnia di alcuni complici tuttora ricercati perché fuggiti in auto, stava bruciando dei cavi elettrici dai quali estrarre rame. Il peso complessivo del materiale è stato stimato in quasi 4 quintali. Le successive verifiche effettuate dai carabinieri, coordinati dal capitano Salvatore Menta, hanno anche consentito di stabilire che i cavi sono di proprietà della società telefonica Telecom, oggetto di uno dei tanti furti consumati negli ultimi tempi. Montana è stato arrestato in flagrante per ricettazione. Il Tempio di Giunone ha fatto da sfondo ieri pomeriggio alla festa dei carabinieri. Anche il Comando Provinciale di Agrigento ha celebrato così il 198esimo anniversario dalla fondazione dell'arma. Reparti schierati, militari in alto uniforme, cerimoniale rispettato. Un pomeriggio raggiante ha salutato ieri la festa dell'Arma dei Carabinieri 198 anni dopo la sua fondazione. Come ogni anno, la manifestazione ha offerto l'opportunità di tracciare un bilancio al comando provinciale diretto dal colonnello Riccardo Sciuto. Nei 12 mesi trascorsi sono stati 620 gli arresti, 334 dei quali in flagranza, 4200 le denunce a piede libero per reati vari, quasi 214.000 le chiamate giunte al 112 con 6597 interventi, 197 proposte di avviso orale di cui 62 accolte e 60 di sorveglianza speciale semplice di cui 12 accolte. Festeggiamo i primi 198 anni di storia dell'arma, una storia gloriosa fatta di tradizioni, di miti, ma anche di verità e di storia, e quindi la storia poi tutto sommato del nostro paese, della nostra patria. Tutti coloro che amano la nostra patria non possono non amare anche i nostri carabinieri. È momento di tracciare bilanci, ma anche momento di guardare alle prospettive. Quali impegni attendono l'Arma dei Carabinieri della provincia di Agrigento? Gli impegni di sempre, rinnovati ogni giorno sulla base del giuramento che abbiamo prestato, della promessa delle promesse, sulla base degli impegni a cui ci vincolano le collettività che presidiamo e alle quali guardiamo con particolare interesse, ovviamente, e guardiamo anche ai nostri giovani affinché abbiano un futuro che decisamente sia migliore del nostro. Per i bilanci non vorrò tediare i nostri ospiti, non tedierò i nostri ospiti, ma insomma i 620 arresti e le oltre 4200 denunce dell'ultimo anno sono sicuramente un patrimonio importante che ci deve in qualche misura costringere ad un impegno sempre maggiore nella stessa direzione insieme a tutti gli altri operatori e alle forze dell'ordine. Repressione ma anche prevenzione, che equilibrio intercorre tra questi due elementi? C'è un equilibrio, c'è un fil rouge, è chiaro che la prevenzione è un po' più difficile da interpretare in termini statistici, nel senso che non si può sapere quanti reati si siano scongiurati e quanti reati non siano stati commessi grazie all'attività preventiva di sicurezza che viene posta in essere dalle nostre pattuglie, dal nostro quotidiano impegno, ma inevitabilmente è un indicatore utile. L'attività repressiva, nostro malgrado, è quella che porta ai risultati più appariscenti, forse più evidenti,
quelli di superficie, ma sotto, come diceva lei, c'è un'attività di repressione altrettanto importante. In questi mesi di attività cosa le rimane di più? Questi mesi di attività mi rimane l'impegno che ho assunto il primo giorno di comando, cioè quello di dedicarmi a questa terra e a tutti i suoi figli più onesti affinché in qualche misura possa dare il mio piccolo contributo, e poi il contributo grande dei carabinieri all'emancipazione di questa terra dopo tanti anni che viene vilipesa costantemente dalla mafia e dal gioco della criminalità organizzata. Encomi per l'attività svolta dal personale in servizio alle dipendenze di reparti della provincia di Agrigento sono stati concessi a 14 tra ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. Riconoscimenti anche alla compagnia dei carabinieri di Licata per le inchieste Ballarò e Out Out. In questi momenti riusciamo anche a raccogliere questi apprezzamenti dai nostri superiori e sicuramente vanno a valorizzare quello che è l'attività quotidiana del personale che si impegna, che sacrifica il proprio tempo libero per il servizio, e questo va sottolineato e in questi momenti va ricordato e messo agli onori della cronaca. Passano gli anni al vertice della compagnia delicata, da parte sua come sta cambiando la città? Beh, sicuramente stiamo affrontando tante problematiche, l'attenzione non si abbassa anche per quelle già affrontate, quindi droga, prostituzione e tante altre. Purtroppo la criminalità locale è molto attiva, ma l'attenzione non si abbassa e sarà sempre alta. È proprio a Licata un pregiudicato romeno di 38 anni, Ion Munteanu, è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata e per resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero ha fatto irruzione in una polleria armato di un collo di bottiglia rotto, intimando al proprietario di consegnargli l'incasso. Sul posto, tra le tante persone, era presente il padre del titolare, che dopo una prima reazione è stato afferrato e minacciato dal malvivente. In questo istante, con maresciallo dei carabinieri del reparto operativo di Agrigento, libero dal servizio e in abiti civili, resosi conto di quanto stesse accadendo, dopo essersi qualificato è intervenuto per disarmare Munteanu, bloccandolo dopo una concitata ma breve colluttazione conclusasi fortunatamente senza feriti. Sopraggiunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dedicata, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Agrigento. E sempre i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Licata hanno arrestato un operatore ecologico licatese, Francesco Di Rosa, per trasgressione delle prescrizioni di misura cautelare. L'arresto è stato effettuato su ordinanza emessa qualche giorno prima dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. Il pregiudicato si è reso responsabile di ripetute violazioni del divieto di dimora a Licata, a cui era sottoposto, accertate durante una serie di controlli di rito delle forze dell'ordine. Di Rosa è stato accompagnato alla casa circondariale di Agrigento. Quella del pentito Nino Giuffrè è stata una conferma: esisteva la trattativa tra Stato e mafia. Giuffrè è stato sentito nell'aula bunker a dire Bibbia dal GIP di Caltanissetta nell'ambito dell'incidente probatorio per la nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio. Il pentito ha rivelato che il capomafia Bernardo Provenzano gli avrebbe detto che Vito Ciancimino, l'ex sindaco mafioso di Palermo, era in missione. Il boss corleonese con questa frase avrebbe inteso dire che Ciancimino in quel momento faceva da emissario nella ricerca di un contatto con le istituzioni. Giuffrè ha parlato anche delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Oggi, in memoria di Falcone e Borsellino, ha detto: si fanno grandi celebrazioni, ma quando erano vivi anche all'interno della magistratura non avevano molti amici, e anche questo ha reso forte Totò Riina, e l'isolamento che circondava i due magistrati rafforzò ulteriormente Cosa Nostra. Dopo quasi 17 anni, un religioso, frate Luigi Butera, 45 anni, di Menfi, è stato assolto dalla Corte di Cassazione dall'imputazione di violenza sessuale aggravata su un ragazzo all'epoca 15enne affetto da handicap. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, capo di imputazione per il quale ha pronunciato il non luogo a procedere per sopravvenuta prescrizione. Teatro dei presunti abusi, il villaggio del fanciullo a Pergusa. L'imputato era accusato di avere costretto con la violenza a rapporti sessuali il ragazzo che era ospite dell'istituto dove il frate lavorava come educatore. La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna a 6 anni di reclusione emessa in primo grado dal Tribunale di Enna, adesso annullata dalla Cassazione. Don Butera era stato allontanato da Enna, ma in questi anni ha continuato a svolgere il suo ministero sacerdotale. Al religioso all'inizio era stato contestato l'abuso su 2 quindicenni ospiti della struttura. Capo di imputazione, che
già in primo grado era caduto per mancanza di prove. La condanna era stata emessa dopo le dichiarazioni del ragazzo disabile, ritenuto in un primo momento incapace di rendere testimonianza, e successivamente, dopo un'ulteriore perizia psichiatrica, ritenuto attendibile. Unicredit e Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo insieme per ottimizzare il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Questa mattina nella sede legale del Consorzio a Favara si è tenuta la cerimonia di consegna di un contributo economico da parte dell'Istituto di Credito che andrà a sostenere un progetto di riqualificazione del cosiddetto Giardino della Memoria. Il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo per ottimizzare la sua attività di riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla mafia oggi raggiunge questo accordo con l'Unicredit, che diventerà uno dei partner economici principali dello stesso. Sì, Unicredit, noi ringraziamo il dottore Bertola per questo e tutto lo staff dell'Istituto di Credito, e ci ha voluto concedere questo contributo, come te voi, da ottimizzare. E noi vorremmo, tra virgolette, spenderlo proprio qui a Favara, dove c'è la sede legale del Consorzio, e lo facciamo utilizzandolo nel Giardino della Memoria, che nasce su un palazzo costruito abusivamente con fondi illeciti, confiscato ai mafiosi, e poi grazie ai fondi del PON Sicurezza ridato alla collettività. Anche grazie a questo contributo di oggi noi vogliamo trasformare quei frutti avvelenati, li vogliamo rendere fruibili alla collettività intera, ma nel particolare ai bambini, facendo capire ai bambini, quindi usando un nuovo metodo e strumento nella nuova lotta contro la mafia, da un punto di vista culturale intendo, che è quella di far giocosamente imparare ai bambini che cosa significa credere nelle regole, credere nella legalità. Io credo che una banca abbia il dovere di dare una scelta di campo evidente, e noi l'abbiamo dato in tanti modi, questo è uno di quelli. Abbiamo fatto un progetto che nasce tra l'altro da un prodotto tipico bancario, che è una carta di credito che si chiama carta etica, e dal quale noi traiamo 3 per 1000 che destiniamo al territorio. L'altro anno abbiamo fatto nel campo del sociale in senso lato, quest'anno vogliamo farlo anche nel sociale, ma indirizzato a attività che utilizzano beni confiscati dalla mafia, per dare un segnale che a noi la legalità interessa, che per noi è un fondamento, e dimostrare che i beni confiscati non sono beni persi per la collettività, ma sono beni che vengono riutilizzati per l'economia sana e per ridare al territorio ciò che al territorio era stato sottratto da un mondo non coerente con quello che il territorio vuole essere. Unicredit si sta impegnando moltissimo sul tema dei beni confiscati, sostiene in varie forme la tematica, che soprattutto sul territorio agrigentino costituisce veramente, io non voglio dire neppure una scommessa, è una grandissima opportunità, un'opportunità di lavoro, un'opportunità per riapproparci del territorio, e in questo Unicredit ci sta davvero accanto in ogni modo. Oggi con questo contributo, ma col suo lavoro a volte anche veramente silenzioso, ha dato e costituisce un pilastro fondamentale nello sviluppo della gestione dei beni confiscati ad Agrigento e a Favara. Imprenditore edile Andrea Vecchio, noto per le sue denunce anti-racket, è il nuovo assessore regionale alle infrastrutture, prende il posto di Pier Carmelo Russo, che ha rassegnato contestualmente le dimissioni. Russo tutelerà in qualità di avvocato la regione siciliana contro il gruppo di imprese di cui fa parte anche la Falck nella disputa legale dopo lo stop ai termovalorizzatori. E anche la regione siciliana contribuirà a far fronte all'emergenza terremoto in Emilia-Romagna. Il governo della regione ha deciso di aderire alla proposta dell'esecutivo nazionale di utilizzare 50 milioni di euro prelevandoli dai fondi dello sviluppo e della coesione sociale e territoriale. La quota della regione siciliana rappresenta il 24% dell'intero importo ed è pari a circa 11 milioni di euro.
e anziani, studenti e bambini provenienti dalle zone colpite dal sisma dell'Emilia-Romagna. 120 persone in tutto venerdì prossimo saliranno a bordo del volo Bologna-Lampedusa per trascorrere un periodo di vacanza e serenità ospiti degli imprenditori turistici dell'isola Agrigentina e l'iniziativa a sostegno delle vittime del terremoto Il Volo della Solidarietà, promossa dalla compagnia aerea New Livingston, dal tour operator Sogni nel Blu, dal consorzio degli albergatori, dai ristoratori e dall'associazione imprenditori di Lampedusa. Il deputato regionale del PD Giovanni Panepinto si dice contrario alla mozione di sfiducia al governatore Raffaele Lombardo, dal momento che già è stata indicata la data di ottobre per il voto anticipato. Variamo subito la norma per bloccare l'attacco bulimico di nomine da parte di Lombardo, ha dichiarato Panepinto, ma la sfiducia a questo punto paradossalmente ci farebbe buttar via tempo prezioso e sarebbe un atto ipocrita da parte della PD. Con il voto ad ottobre il tempo a disposizione non è molto e credo che i dirigenti delle correnti del partito siciliano debbano impiegarlo con responsabilità, individuando, conclude Panepinto, un percorso netto di alleanze e progetti per vincere le prossime elezioni. L'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi ha designato i 5 componenti della governance dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Il provvedimento rientra nei termini di tempo previsti dalla legge di riforma dei consorzi ASI approvata a dicembre scorso. I soggetti designati sono Alfonso Cicero alla carica di presidente, Pippo Greco, Alessandro Albanese, Riccardo Garimberti e Filippo Ribisi, quali componenti del consiglio di amministrazione. Le designazioni sono già state depositate in giunta di governo, che deve ratificare provvedimenti con atto di nomina del presidente della regione siciliana. Ed è stato emanato dall'assessorato regionale al territorio e ambiente un decreto riguardante la linea di intervento del FESR 2007-2013, interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico per progetti esecutivi che avviano lavori per un ammontare di 996.000 euro di fondi comunitari nel territorio comunale di Naro. Si tratta del progetto di consolidamento e salvaguardia del centro abitato nelle zone adiacenti al tratto di strada che lo congiunge alla statale 576. Il provvedimento scaturisce dall'accordo di programma per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e l'Assessorato regionale al territorio nel 2010. C'è la foto dell'insediamento di un nuovo assessore provinciale di Agrigento, ma non esiste alcuna delibera di nomina. Il presidente Eugenio Dorsi è a letto in convalescenza dopo un'operazione che ha fatto slittare anche un'udienza del processo a suo carico. Al momento Alfonso Montana non è ancora entrato ufficialmente nella mia giunta, replica Dorsi a questa situazione imbarazzante, confessando che la pubblicazione della foto nel sito della provincia è stata un errore degli uffici, sul quale garantisce effettuerà le dovute verifiche. La scelta di inserire Alleanza per l'Italia, partito di Montana, che ora ufficialmente o ufficiosamente è nella giunta, Dorsi è pragmatico. La situazione politica regionale è in fermento, ha spiegato, e al mio rientro dalla convalescenza dovrò prendere atto di come alla regione saranno cambiati gli equilibri. Di certo, precisa, non potrò pensare a coalizioni che abbiano rappresentatività in consiglio provinciale. Insomma, parrebbe salva al momento l'alleanza con il PD, che invece è in linea di rottura ufficiale con l'MPA alla regione, anche se comunque il quadro è in continuo mutamento da parte sua. L'API fa sapere che se il presidente non interverrà a breve potrebbero prendere una posizione ufficiale che chiarisca lo stato di cose. E il consigliere provinciale di Agrigento Davide Gentile interviene sull'aumento dell'aliquota provinciale sulla RC Auto stabilita dalla Giunta Dorsi. La decisione di aumentare la tassa provinciale al 16%, ha dichiarato Gentile, appare inopportuna in considerazione della profonda crisi economica che coinvolge le famiglie e le aziende della provincia. Gentile chiede la revoca della delibera con la quale è stato approvato questo aumento per evitare, conclude, ulteriori balzelli per la già difficile situazione economica. Rientra nelle mansioni dei vigilantes anche rispondere al telefono, considerato che nei turni di notte operano nel gabbiotto dell'ospedale di Canicattì. Spegne le polemiche sollevate dalla CGL il commissario dell'ASP di Agrigento, Salvatore Messina, dopo il mancato intervento di una guardia alla richiesta di aiuto di un medico aggredito. Sono carabinieri e polizia ad avere competenza in questi casi. Ma sentiamo Messina. Signor Commissario, un protocollo siglato con la Prefettura, svolgono regolarmente le loro mansioni, le guardie giurate all'interno dell'ospedale di Canicattì? Allora, la problematica alla quale lei fa riferimento è una problematica più ampia rispetto alla realtà
dell'ospedale di Canicattì. Bisogna andare un pochino indietro nel tempo. Qualche tempo fa, diciamo 3 mesi fa, alcuni episodi avvenuti all'interno delle strutture ospedaliere di Licata, Canicattì e Sciacca hanno fatto pensare che era il caso di come dire, porre dei rimedi ai rischi ai quali andavano incontro le strutture durante le ore notturne, perché ci sono stati episodi di aggressione, di furti o di intimidazioni e minacce. Questa cosa ha visto l'intervento dell'Ordine dei Medici, oltre che le giuste richieste del personale sanitario, che è culminato in un incontro presso la prefettura di Agrigento, alla quale abbiamo partecipato, oltre che il rappresentante della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, il signor prefetto, anche io nella qualità e il presidente dell'Ordine dei Medici. Nel corso di quell'incontro si è convenuto che carabinieri e polizia avrebbero fatto più passaggi giornalieri rispetto a quanti ne effettuavano prima, e che io per la mia parte mi sarei fatto carico di garantire nelle ore notturne un servizio di piantonamento armato nelle strutture ospedaliere. Per servizio di piantonamento armato si intende un servizio che a cancelli chiusi impedisce l'accesso alle strutture nosocomiali di persone diverse rispetto a quelle che accedono ai locali del pronto soccorso. Punto. Queste guardie armate, siccome debbono stare nel gabbiotto dei portieri, è chiaro che a questo punto svolgono anche la funzione dei portieri e quindi rispondono al telefono e regolamentano l'accesso di chi si reca nella struttura ospedaliera. Quindi se dall'interno, come è successo, c'è un caso di aggressione, non è loro competenza intervenire? Loro debbono chiamare la polizia, perché in ogni caso non sono autorizzati ad interventi di ordine pubblico, ma questa è la legge che lo prescrive, non io. 7 debiti fuori bilancio su 9 approvati ieri sera dal Consiglio Comunale di Canicattì. L'assemblea presieduta da Mimmo Licata ha concentrato gran parte dei suoi punti all'ordine del giorno proprio sulle spese impreviste. Il vice sindaco Gaetano Rizzo ha risposto comunque prima ad un'interrogazione presentata dai consiglieri Asti, Migliorini e Tiranno sulle condizioni delle strade urbane. Rizzo, nonostante l'impegno messo in campo e l'aiuto dell'ANAS, ha ammesso le difficoltà dell'amministrazione comunale a seguire un territorio ampio 115 chilometri. 3 consiglieri interroganti non si sono ritenuti soddisfatti della risposta, in quanto le richieste di intervento riguardavano le arterie urbane, causa proprio del sorgere di debiti fuori bilancio con la costituzione in giudizio di cittadini coinvolti in incidenti. È il caso di 2 sinistri avvenuti in via Pirandello proprio per il dissesto dell'asfalto. Oggi si è riunita una nuova conferenza dei capigruppo consigliari. Intanto già il prossimo consiglio comunale potrebbe esitare il conto consuntivo. Con l'avvicinarsi della stagione estiva, Licata si ritrova ad affrontare il grosso problema dell'immagine data di sé ai turisti, soffocata dalla schiacciante volontà delle istituzioni a tergiversare sulla manutenzione e sull'incentivo delle risorse già presenti. È quanto dichiara Luca Cafarello, responsabile giovanile Forza Nuova Licata, secondo cui diversi siti necessitano di segnaletica orizzontale e verticale turistica, l'accessibilità ad alcune spiagge è scarsa, la pulizia anche quest'anno tarda ad essere effettuata. Infine l'illuminazione delle strade lungo la costiera è in alcuni tratti totalmente assente. Forza Nuova si rivolge da un lato alle amministrazioni comunale e provinciale e dall'altro ai cittadini affinché abbiano cura della salvaguardia delle ricchezze naturali. Hanno terminato nei giorni scorsi la propria esperienza di lavoro nei diversi punti vendita del gruppo Euronics Bruno, sparsi in tutta la Sicilia. Numerosi studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Galileo Galilei di Canicattì che hanno preso parte allo stage promosso dalla dirigenza della scuola. Questa mattina è chiusura del progetto con un incontro nella sede centrale dell'istituto.
La sua scuola continua in quello che è uno dei suoi obiettivi principali, cioè quello di mettere gli studenti anche al centro del mercato del lavoro attraverso questi stage che caratterizzano la vostra attività extracurricolare. Sì, la tipologia dell'istituto tecnico è proprio questa. Se non arrivare all'alternanza scuola-lavoro, però consentire ai ragazzi di fare delle esperienze stagiste in aziende. Ora questa scuola, anche prima che arrivassi io, avevo queste esperienze che riguardavano i PON per esempio, oppure il progetto Leonardo, che è un progetto di eccellenza. Noi abbiamo quest'anno introdotto un nuovo elemento, cioè la collaborazione con il territorio strettamente inteso sul piano fisico e quindi con la Sicilia. La prima azienda con la quale ci siamo messi in contatto e nella quale i nostri ragazzi hanno fatto gli stage è la Bruna Euronics, che è un'azienda importante come tutti sanno. Oh, i vostri ragazzi sono stati impegnati, come diceva lei, su tutto il territorio regionale? Sì, perché i nostri ragazzi vanno pure in Veneto, in Inghilterra, in Francia a sviluppare quelle che sono le competenze linguistiche e anche competenze di lavoro, tecniche come si dice. Ma per esempio il progetto Leonardo ci ha consentito e ci consente di far sviluppare ai ragazzi quelle che si chiamano in italiano competenze metacognitive e in inglese soft skills, quelle che riguardano il saper prendere decisioni, sapersi relazionare con gli altri, avere autocontrollo e quant'altro. Devo dire, devo premettere un attimo un aspetto secondo me molto importante. Allora, noi consideriamo le persone come il cuore dell'azienda, non li chiamiamo risorse umane perché il termine risorse umane è sicuramente molto riduttivo, per cui le persone sono il cuore dell'azienda, del sistema, e per questo noi dobbiamo valorizzarle. Come li valorizziamo? È chiaro che questi progetti sono sicuramente molto importanti perché inseriscono dei candidati, degli studenti direttamente nel mondo del lavoro, fanno capire l'organizzazione, fanno capire anche determinati aspetti che riguardano la vita lavorativa, anche il relazionarsi con i colleghi, con il team, lavorare squadra, e in un certo senso vanno anche a chiarire delle idee su quale sarebbe poi il lavoro ottimale proprio in base anche alle caratteristiche delle persone. Una cosa molto importante riguarda anche i percorsi di formazione. Noi facciamo parecchia formazione in azienda, abbiamo anche un programma per la formazione online, quindi l'e-learning, è una piattaforma e-learning abbastanza complessa che fa riferimento, diciamo, non solo ad una formazione di prodotto ma anche a delle formazioni trasversali che riguardano per esempio le tecniche di vendita, la comunicazione e quant'altro. È una cosa che noi in un certo senso abbiamo cercato di fare in questo progetto è proprio quella di non solo integrare in un ambiente lavorativo degli studenti, ma contemporaneamente anche formarli. È chiaro che il periodo di stage è stato piuttosto breve, però abbiamo cercato in qualche modo, come dire, di dare una formazione di base a queste persone, proprio prima di tutto per capire l'organizzazione e per capire l'azienda. Adesso il meteo. Previsioni meteo per giovedì 7 giugno, in provincia di Agrigento cielo sereno, venti moderati, mare poco mosso. In Sicilia le temperature minime saranno comprese tra i 10 gradi di Enna e i 17 gradi di Catania e Trapani. Le massime invece oscilleranno tra i 25 gradi di Catania e Trapani e i 30 gradi di Agrigento, Palermo e Caltanissetta. TRC Notizie termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.